Gran Bretagna, Russia e Italia, Repubblica Ceca. E questa è la griglia delle semifinali del campionato europeo cadetti di softball che si sta disputando sul diamante Francesco Sanna di Nuoro, casa della Nuoro Softball, che ha organizzato la manifestazione continentale. Le gare sono in programma stasera a partire dalle 17. Prima verrà disputata la sfida tra le britanniche e le russe, a seguire il match clou tra italiane e boeme. Una sorta di finale anticipata, visto il rullino di marcia delle due formazioni nella fase di qualificazione. La Repubblica Ceca ha finito la prima fase al primo posto con un bottino di 5 vittorie in altrettante gare. Al secondo posto l'Italia della manager Simona Nava, che ha perso solo una sfida, quella dell'esordio proprio con la Repubblica Ceca. Un 4-3 che comunque ha messo in evidenza le qualità delle azzurre, che sono andate in un crescendo di rendimento. Dopo quella sconfitta sono arrivate infatti 4 vittorie. L'ultima della serie ieri contro la Russia, un 10-1 che la dice lunga sulla condizione psicofisica delle italiane, che dopo un sostanziale equilibrio nei primi tre inning sono decollate e hanno inflitto alle russe un pesante passivo. Stasera, in caso di vittoria in semifinale contro le boeme, l'Italia volerebbe direttamente in finale. Gara che è in programma domani sera. In caso di malaugurata sconfitta ci sarebbe domani pomeriggio sempre la possibilità di rimediare con la semifinale di riserva. L'andamento della competizione finora ha detto che Italia e Repubblica Ceca sono le migliori formazioni viste a Nuoro. Anche per questo ci si augura che si possano ritrovare domani sera nella gara che chiude la competizione. Sfide che saranno trasmesse in diretta su Tele Sardegna, sul canale 879 di Sky e in diretta streaming su internet. Due parole poi sul grande successo organizzativo della manifestazione, che è stata gestita dalla Nuoro Softball del presidente Totò Nissanna. Sugli spalti del diamante di via Maniloni si è visto il pubblico delle grandi occasioni.